Ciao ciao New York City, vamos a Miami. $24.04 e la cosa curiosa di questo hamburger da Shake Shack è che sia l'hamburger normale che l'hamburger vegano. Ha poco senso, ma volevo provarlo. There is an emergency condition in the building. Please stay in your present location. Remain calm and await further instructions. Gradi, tutta un'altra temperatura. Qui comunque hanno tutti quanti le targhe solo sul di dietro. Sul davanti non ce l'ha nessuno. Thank you. What do people do here? They come here just to have fun or what's fun? Be careful, women. Why? They like to rob people. They like to look at watches and they like to take people's watches. Okay. They like to put things in people's drink. You go to sleep, you wake up, nothing. So, okay. I'm not kidding. You're Miami, bro. You're in a very crazy city, bro. Today is Wednesday? Today is Wednesday, yeah. Tomorrow. Tomorrow starts from Thursday, not from Friday. Not Thursday. What you're seeing right now is very peaceful. Okay. Enjoy it. Monday, Tuesday, and Wednesday. You're probably in somebody's house. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. The city is crazy, man. People moved from New York, from California, Texas. Everybody's yeah, here. It hurt. It's cool, man. You're gonna enjoy it. It's fun. You just gotta be careful. The girls, you know, they'll come and talk to you. You just gotta keep in mind what I told you. Don't trust anybody, bro. Thank you. I'm telling you. Okay. Should they be scared? No. Just, you can't be asleep here. I write because I have crazy people that jump in my car and okay. I have to write in my book about things that happened to me. Ah, okay, like a diary. I do movies. You do movies? I'm a YouTuber. Yeah? Yeah, I'm a YouTuber. All right, we'll talk to you. Yeah, know? Yeah, for sure. Miami is very political. If you don't have money, it's hard to get in the industry. I film videos around the world about opportunities. How is the city? What's the cost of life? Job opportunities, like what's going on in the places that I travel to. Right. I shouldn't watch girls in the moment. Let's say that. Yeah, you shouldn't. But you gotta Latina, bro. Okay, understand. You have to do a Latina. Arrivati a Miami Beach, il giro di questo appartamento però ve lo faccio domani perché sono veramente devastato. Prima esplorazione di Miami Beach. Carne molto buona, piatto anche bello grosso, sono pieno, però $77. Cavolo, se in US si spende. Forse perché sono nella strada principale, Lincoln Road. Sto camminando a casaccio qui a Miami Beach, si sente di più parlare spagnolo piuttosto che inglese, fa abbastanza ridere. Eccoci belli riposati e lavati. Vi faccio un veloce tour della camera dove starò questa settimana a Miami. Mi trovo al Pestana Hotel di Miami Beach South. E questa qui è la camera. Come vedete qui sulla destra c'è un bellissimo letto enorme. Ho già provato il materasso, ottimo. Dopodiché abbiamo una parte con il sofà. E tutta questa è la parte dove ho già impostato il mio studio e dove lavorerò durante questa settimana. All'inizio c'era anche un benvenuto dal parte dell'hotel con una bella bottiglia di vino che ho messo in frigo perché qui c'è il frigo bar. La vista esterna la vediamo dopo. Qui sulla sinistra c'è un bellissimo bagno con tutto l'indispensabile. È un po' disordinato perché mi sono appena fatto una doccia. Ottimo il fatto che ci siano tutti gli shampoo e le cose varie. Questo sono io, ciao. La vista, non c'è vista in realtà, si vede un po' di palme, un po' di natura. Siamo a due blocchi dal mare, cioè dietro questi edifici c'è direttamente il mare, in realtà l'oceano. E la cosa bella qui a Miami è che c'è un sacco di sole. Tra l'altro da quel lato di lì questo hotel ha anche la piscina, quindi ne approfitteremo, forse, vediamo. E da quest'altra parte c'è un altro hotel con appartamenti e un po' di verde. La cosa bellissima di Miami Beach è che è iper camminabile e ho scelto questo hotel perché si trova a 3 minuti a piedi dal mare e a 3 minuti a piedi da Lincoln Road, che è la strada principale dove ci sono tutti i negozietti e i ristoranti. Questo hotel va benissimo, il suo unico problema è il wifi. Probabilmente mi toccherà sempre andare in coworking o fare da hotspot perché purtroppo qui non va benissimo. Tra l'altro mi sa che una cosa comune
comune qui a Miami Beach, perché ho già provato a connettermi al wifi di diversi locali e la media di upload o download è 5 mega. Quindi la mia ricerca di un buon wifi continua, spero di trovare qualcosa, ma sono sicuro che siamo negli Stati Uniti, ci sarà qualcosa. In ogni caso, per concludere, per 6 notti e 7 giorni qui il prezzo normale sarebbe $1,200, però dato che hanno visto che faccio storie su Instagram e video su YouTube, mi hanno fatto uno sconto di $200, quindi sto spendendo $1,000 6 notti 7 giorni, che sono $170 al giorno più o meno. Ragazzi, prima di andarvene, se il video vi è piaciuto mi fareste un grande favore a lasciare un mi piace, ed ovviamente se volete continuare a seguire tutte le mie avventure negli States, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima avventura.